per cambiare il colore alla cupola c'era un meccanismo abbastanza complicato dove gli operai a loro rischio e pericolo, i nostri elettricisti, a loro rischio e pericolo salivano sui tetti, cambiavano le gelatine, insomma, con tutte le conseguenze del caso anche dal punto di vista della sicurezza. Però abbiamo voluto sfruttare questa occasione grazie all'accordo fatto su piattaforma Consip con Sitelum, che a Novara opera con Atlantico SRL, per ovviamente hanno offerto questa miglioria. È un impianto che costa molto, con tecnologia Philips, mi avevate detto, con tecnologia Philips, stiamo parlando di un centinaio di migliaia di euro. 130.000 euro circa. Che è in miglioria, quindi non è che abbiamo pagato, ok? E che ovviamente ci consentirà di andare a valorizzare il nostro monumento nel miglior modo possibile, perché è di andare incontro anche alle esigenze che tante associazioni di volontariato hanno durante l'anno di valorizzare le loro attività e le loro giornate significative e simboliche. Io devo ringraziare per questa attività tutti coloro i quali ci hanno lavorato, a partire ovviamente dalle strutture del comune, dal nostro pool di elettricisti con l'elettricista capo Corbisiero, che si è speso in maniera quasi maniacale su questa operazione affinché tutto andasse per il meglio, ovviamente il direttore generale che ha trattato l'operazione con Atlantico SRL, ma devo ringraziare anche ovviamente la società che si è messa a disposizione. Tra l'altro quest'anno ci avete anche offerto l'illuminazione di Natale con la nostra città, facendo un ulteriore sforzo economico non indifferente. Devo ringraziare ovviamente la banca che ci presta parte del suo patrimonio, dei suoi tetti per poter emette anche la corrente. Insomma, un lavoro di equipe che ci ha consentito di arrivare a questo risultato. Ripeto, questo è un primo tassello di tutto un sistema di interventi e di operazioni che devono essere effettuati sulla città nel corso dei prossimi mesi e che ci consentirà, attraverso l'illuminazione, che da un punto di vista artistico è qualcosa di straordinario. Voi vedete anche in città in questi giorni come abbiamo illuminato per Natale, e altre cose dovranno essere fatte nei prossimi mesi, e perché la cultura si fa anche valorizzando i monumenti che sono simbolici e simbolo della nostra città. Quindi grazie a tutti coloro i quali hanno compartecipato a questa attività. Ora, se qualcuno vuole... Franco, posso solo dire sono incantato. Trovo veramente un'attività molto bella, costi praticamente per il comune estremamente ridotti. L'illuminazione del centro è fondamentale, spezzo una lancia per una luce un po' morbida, ne parlavamo prima, perché la luce va anche dosata, valorizzata. Abbiamo visto adesso delle luci della cupola veramente splendide, quindi io ci abito sotto, la vedo, quindi grazie anche per quello. Quindi la banca è fiera di essere al fianco dell'amministrazione comunale e viva, avanti così, faremo una città sempre più bella. Grazie. Prego. No, abbiamo poco da aggiungere a quello che già ha detto il signor Sindaco. Noi siamo appunto onorati di avere l'onere di servire la città di Novara. Consideriamo la cupola di San Gaudenzio un patrimonio non solo di Novara ma nazionale. Sicché quando abbiamo avuto la possibilità nel nostro piccolo di cercare di valorizzare questo patrimonio appunto nazionale, ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, grazie appunto a tutti quanti quelli che hanno partecipato, e spero che il risultato sia gradito, e con questo speriamo insomma di coinvolgerci sempre di più anche con la cittadinanza, insomma. Prima di chiudere con l'assessore Perugin, allora lui sarà l'uomo delle luci, Corbisiero, dovremmo tenerlo sotto controllo, perché forse per lui sarebbe nera azzurra tutto l'anno. Soprattutto oggi. Peccato che il nero non c'è, la luce nera non esiste. Dobbiamo tenerlo sotto controllo. Federico, vai.
Beh, intanto grazie per darmi l'opportunità di chiudere. Io posso solo dire che sono arrivato, ho ricevuto la delega del sindaco alla cura della città in corsa, quando questo progetto era già avviato. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, meglio sopra gli occhi di tutti. Un pezzettino dei risultati e, come è stato detto, analizzandolo con gli uffici, con la direzione generale, è un percorso che non è molto lungo, ma manca ancora un po' e soprattutto è molto ricco. Riguardo a questo passaggio, il sindaco ne ha fatto cenno, è il patrimonio sì di tutti, principalmente della città, ed è il monumento simbolo della città, certo, perché svetta tutta l'energia e la forza che questo territorio sa dare. Peraltro è un simbolo valoriale importante, perché si erge sopra la nostra basilica del patrono. E infatti, quando le associazioni chiedono di illuminarlo, e normalmente lo chiedono al sindaco, non manca mai ci sono mancati in alcuni momenti le opportunità, oggi non mancheranno più, perché questo simbolo possa portare i valori che la città sposa e abbraccia, e quindi è davvero una grande opportunità. Diciamo che il servizio sindaco che mi hai affidato lo custodirà al meglio per i nostri cittadini.